Signori cari, direttamente la mia macchinetta magica. La sua, certo. Magari, ma qual è mio? Non so niente io. È tutto suo. Direttamente la macchinetta magica di Alicetta. Allora, innanzitutto aspettiamo che... Mia madre ha detto, mi pare dei due testimoni di Genova. Allora, aspettiamo che il pubblico si formi, perché vi devo dire una cosa bella e una cosa brutta. Allora, la cosa bella... Era bella. Allora, la cosa brutta è che sei single. Scendi. La cosa bella è che chi è a Roma è molto fortunato, perché a me... Che cosa vuol dire che a me? Vuol dire che siete fortunati. Avete un uomo che in un batter d'occhio può cambiare la vostra vita. Può cambiare la vostra vita come? Voi mi mandate o una foto di come siete fisicamente, io vi dico se andavate a buttare fiume o se impiccavate. No, scherzo. Mandandomi una vostra foto, e ovviamente abitando a Roma io vi posso incontrare e vedervi, vi posso dare dei consigli d'oro. Quindi la cosa bella è che è per chi abita a Roma che vi posso incontrare e darvi consigli. Ovviamente, regà, niente si fa per niente, eh? Detto questo, la cosa brutta è per chi non vive a Roma. La cosa brutta è per chi non vive a Roma, che vi posso soltanto scrivere. Quindi se volete incontrarci, io parlo doppia perché sono borderline, a me al brasiliano. Sì, io sono due. Se volete incontrarci, venite a Roma e ci incontrate. Oh, io ovviamente sto scherzando, questo si fa tutto quanto per ridere, perché sì, già io sto sul cazzo a tutti, poi si so pure triste, se non vi faccio ridere è finito tutto. Ovviamente sto scherzando. Io lo so che voi mi volete sempre triste, ma chi è? Mamma, in diretta. Io lo so. Mamma sta in diretta. Io lo so che voi mi volete sempre triste, ma il brasiliano vi dice una cosa: attaccate al cazzo, giusto suocera? Ma ce l'ha con me? Vai, di. No, mica a te, No. Per chi mi vuole sempre triste, sta in diretta, di una cosa a questi ragazzi, vai. Da dove? Tu ti preoccupa, vai. No. Ma ti vergogni? Ti vergogni? Quanto è bello! Ma di tuo... Io che sto nel genere? Sì. Ma di tuo genere ti vergogni? No. Soffio della mignotta, però. Lo hai detto a... Dimmelo, dillo in diretta, confessa. Dopo finita la diretta, dai. Confessa in diretta. Ciao ragazzi. Si vergogna, ciao. Mia suocera si vergogna. Allora, ma perché ha attaccato? Tu hai attaccato, perché ha attaccato? Detto a questo, il brasiliano, oltre a imbriacarsi e andare addosso alle guardie, è pure un bravo ragazzo. Perciò datemi un'altra possibilità, va bene? Se non me la date me ne frega un cazzo, me la pio lo stesso. Perciò direttamente da via di Pedralata passo e chiudo. Adesso andiamo alla Big. Mamma mia, oh regà, io non so voi come mi vedete, ma oggi sono bello da vendere, eh. Dai, è Brasile. Fate un po' così. Ridete su sto cazzo. Ma dove? Ciao. Ah, ok. Come si spegne? Oh, come si spegne?